Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Sia con voi, fratelli, che siete qui in questa basilica, ma sia con voi anche, fratelli e amici, che ci seguite attraverso TV 2000. Siamo tutti uniti in questa assemblea che loda il Signore. E anche se a distanza formiamo un'unica assemblea che celebra oggi una memoria, la memoria di un martire, come vedete dal colore rosso, San Bonifacio, vissuto nella seconda metà del Seicento, vescovo, evangelizzatore dell'Europa, del nord, della Germania, l'Olanda in modo particolare, proprio dai nemici della fede fu ucciso. Offriamo il santo sacrificio secondo le vostre intenzioni, secondo quello che portate nel cuore, i desideri buoni che avete. Ricordiamo anche i defunti, le vittime di questa pandemia che ha umiliato e che speriamo abbia fine. E per essere degni di celebrare i santi misteri, chiediamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il santo martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Tobia. In quei giorni, terminate le feste nuziali, Tobi chiamò suo figlio Tobia e gli disse: «Figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato e ad aggiungere qualcos'altro alla somma pattuita». Fece dunque venire l'angelo e gli disse: «Prendi come tuo compenso la metà di tutti i beni che hai riportato e vai in pace». Allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte e disse loro: «Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non esitate a ringraziarlo. Ebbene, tenere nascosto il segreto del re, ma è motivo di onore manifestare e lodare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male. È meglio la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia che la ricchezza con l'ingiustizia. Meglio è praticare l'elemosina che accumulare oro. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il peccato e l'ingiustizia sono nemici di se stessi. Voglio dirvi tutta la verità,
senza nulla nascondervi. Vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del Re, mentre è motivo d'onore manifestare le opere di Dio. Ebbene, quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così, anche quando tu seppellivi i morti. Quando poi tu non hai esitato ad alzarti, ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato per metterti alla prova. Ma allo stesso tempo Dio mi ha inviato per guarire te e Sara, tua nuora. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza nella gloria del Signore. Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Ecco, io ritorno a colui che mi ha mandato. Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute. E salì in alto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: benedetto Dio che vive in eterno. Benedetto Dio che vive in eterno. Benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno. Egli castiga e ha compassione. Fa scendere agli inferi, nelle profondità della terra, e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano. Benedetto Dio che vive in eterno. Quando vi sarete convertiti a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare ciò che è giusto davanti a Lui, allora Egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Benedetto Dio che vive in eterno. Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore che è giusto e date gloria al Re dei secoli. Benedetto Dio che vive in eterno. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e ad avere compassione per voi. Beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi degli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Deveranno le cose delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico,
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Tutta questa settimana la liturgia ha attinto dal Vangelo di Marco, il capitolo 12. Vi invitavo a leggerlo tutto insieme, questo capitolo, perché ci sono le grandi dispute di Gesù con gli scribi, i farisei, i sadducei, gli erodiani. E questa mattina lo troviamo Gesù ancora nel Tempio. È un maestro che insegna. Gesù diceva alla folla mentre insegnava. Ecco, vorrei fermarmi con voi, cari fratelli, su questo verbo. Gesù insegnava, era un maestro, era un rabbi, ma insegnava in modo totalmente nuovo. Non era andato a scuola da nessun rabbi, aveva imparato da solo e non aveva una scuola di riferimento. Non aveva un luogo dove convocava i discepoli. Il luogo dove lui insegnava era la vita, la strada, il tempio, il lago, il monte. Era un maestro itinerante. E questo è logico se noi pensiamo che Gesù è venuto ad insegnare non una dottrina, ma un modo di vivere nuovo. Gesù è venuto ad insegnare agli uomini a vivere da figli di Dio. Questo è quello che vuole insegnare Gesù agli apostoli. Allora insegna la vita, e la vita si vive in queste situazioni, le più varie. In questa mattina lo troviamo nel Tempio e insegna. Ma prima di insegnare guarda e vede due categorie, gli scribi e una vedova. E degli scribi, avete sentito, mette a fuoco e a nudo le cose perverse che fanno. Lunghe vesti, amano mostrarsi, amano avere i saluti, essere considerati, amano i primi posti, amano mostrarsi religiosi, ricchi nel fare le offerte, insomma, cercano l'applauso. E Gesù dice, attenti, non sono questi i modelli. E poi la sua attenzione va su una vedova. Ma venuta una povera vedova, vi gettò nel tesoro del Tempio due spiccioli, cioè un quattrino. Allora chiamati a sé i discepoli, dice venite, venite che adesso c'è un momento bello perché voi impariate come dovete comportarvi. E questa vedova è il modello. Disse loro, in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Che modo di fare la matematica nel regno dei cieli, nel regno che Gesù annuncia. Non è la quantità che conta, ma è la qualità dell'offerta. Capite? Non è quanto tu doni a Dio, ma qual è come sta il tuo cuore, dov'è il tuo cuore quando tu ti rivolgi a Dio. E questa vedova mette tutta la sua vita nelle mani di Dio, si fida di Dio, offre tutto, dona tutto, perché sa che Dio è fedele e che Dio la ama.
E allora la domanda con cui concludo, che rivolgo a me: e noi, chi è il nostro modello? A chi siamo più vicini? Agli scribi oppure alla vedova povera che mette tutta la sua vita sulle mani, nelle mani di Dio? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, oh Signore, i doni che ti offriamo nella memoria del Santo Martire Bonifacio e fa che ti siano graditi, come fu preziosa ai tuoi occhi l'effusione del suo sangue per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza nella perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo, Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.
santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Bonifacio, la Beata Speranza di Gesù e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Bonifacio fedele nel servizio e vittorioso nella passione, per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora, prima della benedizione, recitiamo la preghiera che la Beata Madre Speranza ha scritto per la novena dell'amore misericordioso. Gesù mio, lavami col sangue del tuo divino costato e fammi tornare puro alla vita della tua grazia. Entra, Signore, nella mia povera stanza e riposa con me. Accompagnami
nel pericoloso cammino che percorro affinché non mi perda. Sostieni, Signore, la debolezza del mio spirito e consola le angustie del mio cuore dicendomi che per la Tua misericordia non lascerai di amarmi un solo momento e che sarai sempre con me. Insieme. Signor mio e Dio mio, la Tua misericordia ci salvi, il Tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Siamo la benedizione e l'augurio di essere ogni giorno discepoli di Gesù, perché vedete, oggi Gesù non passa più per le strade nostre, ma ci passa la Chiesa che Lui ha lasciato perché continuasse fino alla fine del mondo a portare la Sua parola. E è la Chiesa che dobbiamo ascoltare come i Suoi contemporanei ascoltavano Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie.